Questo è un romanzetto leggero ma non troppo, di quelli che si capiscono meglio da giovani ma che si possono utilmente leggere anche dopo. Anzi, si apprezzano dei particolari, delle sfumature, dei retroscena psicologici. Il titolo Alta Fedeltà ci proietta subito giustamente nel mondo della musica e in effetti il protagonista è un negozio di dischi, in Italia edito per Guanda. Orbi Alta Fedeltà ha pubblicato questo primo romanzo d'esordio nel 1995. È scritto in prima persona, in una prosa fresca, ammiccante, che ricorda un po' lo stile delle sitcom americane di quegli anni, di quelle ironiche sul serio, anche se qui è tutto molto molto British. Siamo in Inghilterra e inglese è l'autore, il quale autore probabilmente è più famoso per Un ragazzo, da cui è stato tratto un film nel 2002 con Hugh Grant, che ha avuto parecchio successo, e però anche Alta Fedeltà ha il suo bravo film del 2000, che però anziché a Londra come nel romanzo vede svolgersi l'azione a Chicago negli States, però la storia è quella. Il protagonista si chiama Rob e ha più o meno l'età dell'autore, diciamo 2 o 3 anni in meno se facciamo i conti con la cronologia degli eventi e dei ricordi della voce narrante. Diciamo che al momento della narrazione è sui 35 anni, che è un'età delicata di bilanci, soprattutto per chi non ha ancora messo su famiglia. Chi mette su famiglia i bilanci li fa, ma li fa dopo e sono diversi, è una questione strutturale. Ed è ancora più delicato avere 35 anni per chi non ha ancora imparato a vivere, o anche solo a concepire l'idea di una relazione stabile, come il protagonista. In questo senso potremmo perfino considerare Alta Fedeltà come un sottogenere del romanzo di formazione, tra molte virgolette, o almeno diciamo di passaggio, perché Rob, nel breve arco cronologico coperto dalle pagine di questo romanzo, passa dall'essere un mezzo fallito, che rimugina su tutte le sue storie andate a finire male, a partire dalle prime cottarelle preadolescenziali, su fino al grande perduto amore. E questa rievocazione è piuttosto divertente, posta in apertura. Dicevo, passa da questo essere un mezzo fallito o un fallito integrale, dipende dai punti di vista, che non ha finito il college, che non sa cosa vuole dalla vita, a parte il suo negozio di dischi, passa a imboccare una strada esistenziale quasi definita, o almeno provarci, poi il finale è abbastanza aperto e io non sono convintissima che ci riesca, però intanto abbiamo la scusa per ridere e sorridere delle sue vicende. Sorridere però con una punta di amarezza, mi viene da aggiungere che quell'età io l'ho superata da un pezzo. E quindi, a parte divertirmi, questo roba a me un po' fa anche pena, devo dire, mi spiace quasi ridere di lui, però rido. Comunque, lui vive tutto e prova a darsi delle risposte alle sue domande attraverso la musica, che è la lente, il filtro, chiamatelo come volete, attraverso cui guarda se stesso, guarda gli altri, guarda il mondo, la vita. E questa l'ha trovata originale ed è l'aspetto caratterizzante del romanzo. Sempre molto azzeccati sono anche i riferimenti musicali. È un romanzo leggero, dicevo, però succedono anche cose importanti, alcune delle quasi bruttine, pesantucce. Rob non è un bravo ragazzo, è abbastanza un cretino e un disgraziato, un egoista fondamentalmente, e quando combina i disastri peggiori non ha più neanche l'attenuante della giovane età, perché insomma a 35 anni sei un uomo. Però la sua ironia e la sua autoironia rendono tutto sommato un personaggio simpatico, anche perché attraverso i suoi non pochi e non piccoli errori ha almeno la decenza di crescere un po', di imparare, di progredire, quantomeno di provarci, perché, dicevo prima, non sono tanto sicura che ci riesca davvero. La cosa che mi ha dato da pensare, riprendendolo in mano adesso da adulta adulta, è che la vita di questo Rob riflette la vita di gran parte di una certa generazione, quella che ha cominciato a vivere nel modo più superficiale e vacuo, se vogliamo, senza responsabilità, senza impegni veri. E ahi noi, forse è la generazione a cui va attribuita la responsabilità, almeno in una certa misura, di aver ridotto, per aver ridotto la società occidentale e il mondo a quello che è oggi. Adesso non facciamo letture sociologiche, lungi da me, di questo libro, però ho pensato, è un po' come il diario di Bridget Jones. Tutti autori inglesi anni 90 che raccontano storie di giovani adulti inglesi degli anni 90, bisognerebbe pensarci a questa cosa, rifletterci un po' su queste modalità di una generazione che si è distinta per un certo distacco dalla realtà, per avere protratto
fatto l'adolescenza oltre la Trentina, come una tragica, involontaria, inconsapevole profezia e anticipazione di quel distacco dalla realtà, ben peggiore, perché rischia di diventare davvero alienante, inveratosi alcuni decenni dopo, cioè adesso. Complice l'annichilazione, diciamo così, dei rapporti umani, anche derivante da una certa tecnologia, o meglio da un uso esagerato e sballato della tecnologia di cui disponiamo. Però io ho tanta fiducia nel futuro e nei ragazzi di oggi e confido che, siccome stiamo raschiando il fondo, le nuove generazioni riemergeranno e riprenderanno un contatto più sano e genuino con la realtà. Chiudo qui, che sennò finisco per dire cose inopportune. Alla prossima storia.